Allora, eccoci qua, sono le 22:50, abbiamo ancora 10 minuti, forse un quarto d'ora se me lo concedono la regia, e dunque siamo in dirittura d'arrivo con questa puntata di Gioventù Politica. Allora, abbiamo Paolo De Franceschi, Fratelli d'Italia, che voleva intervenire. A te la parola, Paolo. Sarò chiaramente breve. Tutti sanno che il nostro PIL sono circa 800 miliardi di euro che l'Italia ogni anno deve, se ha la fortuna, può affrontare. Però vediamo anche un'Italia che quando l'IMU è di 1 milione di euro impone, si inventa un'altra tassa per recuperare quel milione. Però vediamo anche un apparato dello Stato che se entro i tasse, il doppio delle tasse, sicuramente spenderà il doppio, ci costerà il doppio. Non abbiamo mai visto lo Stato che diminuisca il suo costo totale. Voglio rispondere a quel telespettatore però che ha quella pressione da padre di famiglia di dire quando è che riprenderò a A lavorare. lavorare. E la nostra sovranità dobbiamo comunque esercitarla impedendo intanto l'importazione di quei prodotti che fanno concorrenza sleale al Made in Italy. Noi abbiamo un prodotto che è nostro, una capacità produttiva che è totalmente nostra e invidiata. Il marchio Made in Italy, purché si scriva, è il più conosciuto, forse dopo la Ferrari, dopo la Coca-Cola, voglio dire. Quindi abbiamo una potenzialità da esprimere che è troppo forte. Stento a credere che il costo di un operaio per la produzione di un televisore, anche se riconosco il costo unitario di un operaio in Italia è così elevato rispetto agli altri competitor, abbia un'incidenza tale sul prodotto finale, costo finale, che sia così insostenibile. E lo Stato deve prendere consapevolezza che l'imposizione, il cosiddetto cuneo fiscale, non può essere così gravoso per l'impresa, per l'industria, per non creare opportunità di lavoro, perché vediamo, perdiamo lavoro, perdiamo gettito fiscale, perdiamo IVA, non possiamo aumentare l'IVA perché altrimenti crollano i volumi d'affari e si crea la perdita di lavoro di base. Noi abbiamo bravi operai, abbiamo persone, un know-how che ci invidia il mondo, che gli stati stranieri cercano di portarci via. Quello che interessa non è proprio il know-how. Cosa dovrebbe fare Renzi perché Fratelli d'Italia dia la fiducia? Ma noi la linea di credito come l'abbiamo data a Letta continueremo a darla. Noi abbiamo sempre le nostre proposte, se lui è disposto a portarle avanti, siamo ben felici perché le abbiamo sempre date e riconosciute. Noi abbiamo un bel programma, abbiamo delle belle idee, cerchiamo però di tutelare la sovranità italiana. Mentre il governo di centro-sinistra, compreso anche, mi dispiace dirlo, il nuovo centrodestra che di destra non ha niente, ok, a questo punto agevolano perché ci lasciano portare via la nostra sovranità e questo fa male Grazie Paolo. all'Italia. Grazie Paolo. Enrico Scacco, allora Renzi riuscirà a tagliare il costo dello Stato? Io mi auguro che ci riesca. Riguardo, però, ho sentito alcuni discorsi che troppo spesso sfociano nella demagogia. Cioè, non è che se noi tagliamo lo stipendio ai parlamentari risolviamo il problema del sistema Italia, il problema Beh, può essere un del primo passo, però, no? No, è sicuramente un primo Insomma, passo, però magari insomma. cerchiamo di Ma fare lei una sa lotta quanto costa seria all'evasione la campagna fiscale, che è elettorale? una delle più Sa alte del quanto costa mondo in Italia, è la... una lotta Basterebbe seria alle mafie, rinquadrare lo che stipendio macinano per lavoro i in nero nostri e elettori. Noi macinano ci PIL siamo loro, rivolti, quasi più li vediamo, della non Lombardia e ci del sono. Veneto, che sono tra le regioni più Cosa? ricche. Lo Quindi fa? io comincerei a prestare attenzione su cosa veramente vogliamo fare, come vogliamo riformare lo Stato e dove vogliamo andare a prendere i soldi veri che non sono. Certo, quello può essere benissimo un provvedimento che può essere positivo per chi, Sì, per l'elettorato, però voglio dire, oggi. è l'esempio, ma la lotta all'evasione fiscale la vogliamo fare, la patrimoniale la vogliamo No, mettere, la patrimoniale vogliamo no, direi fare in che modo sia che... sì. Ma è così, guarda che No, la è scritto patrimoniale nella l'Italia Costituzione. muore, voi mettete la patrimoniale e Lasciamo l'Italia perdere. muore, È già ok? morta. Va bene.
No, è scritto nella Costituzione la tassazione progressiva. Sì, chi progressiva, ha di più ma deve non dare ammazzare di gli imprenditori, ammazzare le famiglie, ammazzare ma cosa il lavoro. Dicendo? Cosa continuate stai dicendo? Così, continuate, cosa mettete il ministro Barca magari con 400 miliardi di patrimoniale. Guarda, c'è in tutti gli altri stati d'Europa. Per magari una che ha detto di no, grazie a Dio. Ti invito ad informarti, c'è anche negli altri stati, non mi pare che siano alla canna del gas. Così funziona, tra l'altro ti ripeto, è scritto nella Costituzione. Voi siete gli unici, il PD è l'unico partito che crede, aumentando le tasse. Se lasciamo stare la demagogia, anche precisare una cosa: magari dovremmo tagliare veramente le province, magari dovremmo togliere poteri alle regioni, non darglieli, perché quello che è successo recentemente, sappiamo benissimo, abbiamo riformato, lo ricordava Antonio Bressa, l'articolo 5 della Costituzione, e forse abbiamo anche sbagliato, perché abbiamo dato per esempio la gestione sanitaria alle regioni. Regioni come Lazio e Lombardia hanno dei buchi di miliardi di euro derivati dalla malsana gestione della sanità. Ma che deve essere gestione Veneto centrale. Però. Lombardia, Lazio, no, al Veneto ci manca poco, tra poco scoppierà un bubone per la sanità del Veneto, che ve lo raccomando. Perché funziona così? Quindi le cose se sono dello Stato come l'istruzione. Senza microfono sicuramente funzionava nessuno. Meglio prima. No, l'istruzione, competenza statale funziona, giusto? L'ambiente per quanto riguarda le competenze statali funziona, la finanza per quanto riguarda le competenze statali funziona. Competenza anche della regione, la scuola. Io infatti no, l'istruzione secondaria, il sistema scolastico è competenza dello Stato, come le politiche. Ma parliamo di finanza, prendiamo un argomento dentro. Credo che la soluzione sia da quello, perché i problemi sono tanti, sia il federalismo assoluto, perché queste sono utopie e sono fantasticherie. Direi che l'abbiamo avuto il federalismo, lo vediamo. Le regioni hanno la gestione dove? Del sistema sanitario dove nazionale. Lo vediamo, cosa dobbiamo fare? Cosa sai qual è il bilancio della regione Lombardia, della regione Veneto riguardo alla sanità? Vattelo a vedere. Si può dire anche della Calabria. Ma il bilancio dello sono d'accordo, infatti ha sbagliato. Allora, Roberto Bettuolo. Sì. Allora, a questo punto, che cosa dovrebbe fare Renzi per meritarsi la tua fiducia? Ripeto, la priorità è il lavoro. Primo, e lo fai come lavoro, mettendo, dando olio, dando respiro alle aziende, prima cosa che va fatta. E ripeto, va cambiata tutta la politica monetaria, e lì bisognerà assolutamente puntare, battere i pugni per cambiare totalmente la politica monetaria, perché abbiamo visto che dove è stata fatta una politica espansiva ha portato alla crescita economica sia in Giappone sia in America del 3-4%, mentre noi siamo all'1% nemmeno, per cui prima cosa assolutamente quello è mettere in moto l'economia. Seconda cosa che io toccherei, visto che dopo bisogna fare tutti i tagli di costi, ci siamo tutti d'accordo, la questione energetica e la concorrenza, che sono i punti fondamentali, cioè le famiglie devono essere in grado di poter scegliersi il fornitore e mettendo una effettiva concorrenza per abbassare i costi, soprattutto sui beni primari. Io andrei a incidere adesso sull'IVA o su altri strumenti proprio per dare la possibilità al cittadino di poter recuperare i costi, e questo basta di mettere in moto un po' di concorrenza. Faccio un esempio molto semplice, mi ha toccato brevissimo, perché volevi fare un ultimo telefono, acquisto la linea fissa tra Telecom Italia, l'acquisto con la Vodafone, solo per dire. Ho dovuto aspettare 2 mesi e non sono mai riuscito a farla partire perché le linee, i proprietari delle linee non permettevano di far accedere il concorrente, eppure avevo un vantaggio. Ho dovuto alla fine ripartire con la telefonia fissa, per dire quanto può essere importante rendere anche un mercato un po' più concorrente su beni primari. Per carità, lo Stato rimane il proprietario, ma mettete, date la possibilità ai cittadini di recuperare i costi su un servizio che non costa niente allo Stato. Grazie, caso. Grazie Roberto Bettuolo. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, io vorrei che un minuto a testa, voi ragazzi, insomma, ce l'aveste. Ci scusiamo con abbiamo un telespettatore in linea, ma altrimenti andiamo oltre il tempo che c'è a nostra disposizione, e lo invitiamo eventualmente a partecipare alla prossima puntata, la settimana prossima qua a Gioventù Politica. Allora, Riccardo Russo, sì. Vero? Sì, perché qua a questo punto della serata magari mi confondo pure. Strano, perché mi conosci bene, giusto? È vero, eppure ma l'età, io non sono giovane come te, quindi cosa vuoi che sia? Ti perdono, per questa sera ti perdono. Allora dai, un minuto, pagare. Un minuto molto veloce. Io credo che sia essenziale non badare, intanto il PD dovrebbe essere l'ultimo partito. Questo che governo Renzi deve nascere oppure no, allora? Deve nascere alla condizione che non ci siano più tasse, anzi che ci sia uno shock fiscale, perché i cittadini non ce la fanno più. Questo fisco deve smetterla, Equitalia deve smetterla. Non è possibile che ogni giorno ci siano omicidi di Stato, io li chiamo così. Non è possibile. La gente deve mangiare e deve lavorare. Giù le tasse, 10 punti percentuali. Tanti soldi, i soldi in qualche modo, sforiamo il patto di stabilità.
Lo sforiamo. No, non ce li inventiamo. Allora continuiamo a far morire il paese come avete fatto voi. Continuiamo a far morire il paese con patrimoniali a 400 miliardi e continuiamo a mettere tasse. Andate avanti. Non mi interessa del mio partito. Io parlo per i miei cittadini, punto. I cittadini sono stanchi di sentirvi a dire che dobbiamo continuare a mettere tasse in questo paese. Non è possibile. Bene, il minuto è trascorso. Scusate. Serena Semenzato, anche per te. Allora, questo governo Renzi deve nascere oppure no? Può nascere però a determinate condizioni, nel senso che se un partito è in grado di ridare una svolta economica all'Italia, può nascere. Questo difficilmente, secondo me, Renzi riuscirà a farlo, ma veramente, ma non solo lui, qualsiasi partito ora come ora avrà difficoltà a farlo. E si dovrà partire soprattutto, a mio avviso, da una detrazione fiscale. Lui la proponeva, ad esempio, per chi assume quelli al di sotto di 30 anni. Io la proporrei non solo per chi assume i giovani al di sotto di 30 anni, ma per chi assume italiani. Quindi questo sarebbe un modo per aiutare gli italiani e aiutare le famiglie italiane. Un piccolo passo, secondo me, per ripartire. Maria Cristina Cavallarin, per te... deve nascere questo governo? Deve, no, per me, per noi del Movimento assolutamente no, perché non è una persona credibile. Come c'è stato ieri nella diretta streaming, abbiamo visto, cioè Grillo è stato chiaro, noi vogliamo l'acqua pubblica e lui no. Non vogliamo svendere le nostre imprese statali, non vogliamo che avvenga un'ulteriore svendita per recuperare beni. Non c'è nessuna, secondo me, affinità. E poi soprattutto non è rappresentativo del popolo, non ci rappresenta, non ci sentiamo rappresentati da lui. Non l'abbiamo votato, nessuno di noi l'ha scelto. Certo, allora con Antonio Bressa, allora invece per te il governo Renzi deve nascere, anzi. Con me la risposta è abbastanza scontata, deve nascere per portare a termine le riforme istituzionali che avevano iniziato il loro iter in Parlamento durante il governo Letta, deve nascere per dare quella scossa che il Paese si attende su fisco, sul lavoro, sull'economia, e siamo convinti che Renzi abbia la forza e la determinazione per dare un cambio di passo. Deve nascere per restituire credibilità alla politica, perché la politica quando fa le cose è la cosa più bella che le persone possano fare, e deve nascere anche per dare un po' di speranza a un paese che ha perso la fiducia nel futuro. Allora, dimostrando che le cose si possono fare, sono sicuro che ci potrà essere una grande reazione di tutto il paese e assieme potremo uscire definitivamente da questa crisi. Daniele Maran, anche tu sei ottimista? Questo governo nascerà, deve nascere? Deve nascere solo la condizione che si lasci spazio anche al nuovo centrodestra. Perché la continuità del governo di prima deve essere mantenuta adesso. Ci hanno cambiato il referente all'interno del PD, adesso ci interfacciamo con Renzi, vediamo con lui se si riesce a costruire qualcosa. Noi le proposte le abbiamo a livello lavorativo, meno burocrazia, più famiglia, perché il primo welfare che abbiamo è la famiglia, quindi proteggere la famiglia. Quindi speriamo, insomma, che si realizzi qualcosa in tempi brevi. In tempi brevi. Ecco, Matteo Dalla Montà, invece per voi Fratelli d'Italia si può tornare alle urne? Se si tornasse alle urne, ma comunque con questa legge elettorale è impensabile, bisogna essere anche onesti. Noi ovviamente non voteremo la fiducia a Renzi, il governo che nascerà, ma voteremo di volta in volta qualsiasi tipo di provvedimento. Sperando che... sperando appunto che... venga rivista un po' l'agenda, che è come si è discusso anche questa sera, il primo obiettivo sia proprio il lavoro e il rilancio dell'impresa Italia. Fondamentalmente. Il taglio delle pensioni d'oro, no? Il taglio delle pensioni d'oro, certamente, però comunque prima di tutto certo, il lavoro certo, e le famiglie certo, e l'impresa Italia. Certo. Professor Casen, il governo Renzi deve nascere, cosa dice? Ma deve nascere per forza, non possiamo stare senza. Io credo che una delle occasioni che deve prendere al volo è quello del semestre europeo. Deve andare in Europa e bloccare questa escalation che l'Europa sta facendo nei confronti di tutte le nazioni, salvo alcune, di appesantimento dei loro bilanci. Bisogna far circolare il denaro, ma soprattutto battere un po' i pugni e minacciare di uscire dall'euro. E se non mantengono, se non cambiano rotta, uscire effettivamente dall'euro. Questa è una cosa molto difficile da spiegare. Io sono sostanzialmente contrario, ma di fronte a un precipizio è preferibile frenare e ripensare a una moneta che dia sovranità all'Italia, perché in questo momento la
l'Italia è un paese a sovranità limitata. Certo, però eventualmente dedicheremo prossimamente una puntata. Un'ultima cosa, penso che siamo tutti d'accordo, una delle prime cose possa fare il governo Renzi, riportiamo a casa Stimarò. Certo, assolutamente. Tutti d'accordo, immagino. Facciamo pressione, certo. Governi e CD. Certo, benissimo. Ci fermiamo qua, grazie a tutti quanti voi per essere stati qua nei nostri studi. Altrimenti ci scusiamo con i telespettatori che non hanno potuto intervenire telefonicamente, ma purtroppo altrimenti anche voi non avevate modo di concludere il vostro confronto. Noi ci ritroviamo la settimana prossima, siamo qua, chi vuole partecipare, anche dei telespettatori, noi li accogliamo a braccia aperte, posti ce ne sono, basta che ci contattino telefonicamente, lo hanno visto in sovraimpressione, i numeri di telefono e ci mettiamo d'accordo. Bene, adesso vi lascio alla nostra programmazione, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci ritroviamo la settimana prossima, Gioventù Politica, arrivederci. Io sto preparando.